Bentornata campioni di ballo. Dopo gli anni bui della pandemia, questa bella manifestazione rivede finalmente la luce nella splendida location di Piazza Vittorio Emanuele II, ancora una volta con la magia del red carpet. Red carpet come rossa e questa bellissima rosa che mi hai regalato. Ho dato stasera. E allora, questa quinta edizione di Campioni di Ballo prevede che questo red carpet sarà calcato da numerosissimi ospiti, a cominciare dagli affiatatissimi conduttori Nancy Berti e Garrison Rochelle, per poi procedere con il primo ballerino del Teatro dell'Opera di Roma, Raffaele Paganini, e il ballerino nonché coreografo uscito dalla scuola Maria De Filippi Amici, edizione numero 13, Valerio Moro. Ma ancora tanti ospiti calcheranno questo red carpet, per esempio i 5 dei Mezzotono e il danzatore di danza aerea con i suoi volteggi, Danilo Amoruso. E allora noi ci fermiamo qui, vi aspettiamo tutti i VIP in Piazza Vittorio Emanuele II. Lorenzo Masciale e Pasqua Germano. Grazie Lorenzo e grazie Pasqua. Buonasera Giovinazzo, grazie per essere qui alla nostra manifestazione Campioni di ballo. Divertitevi e passate delle ore serene, perché abbiamo bisogno di serenità. Grazie Pasqua. Di serenità, di amore, di serenità, di danza, di musica, di tutto quello che è positivo. Quindi per questo siamo qua. Brava. Spensierati. Brava. Sì. Sappiamo che stai facendo uno sforzo a parlare, ma finalmente davanti a questo pubblico ce l'hai fatta. Brava Pasqua. Un applauso a Pasqua. Ecco, ha detto tutte lei, quindi siamo a posto. Buona serata a tutti, Lorenzo, e andiamo avanti concreto, così. Entriamo nel vivo, ovviamente. Così mi appoggerà nel fatto di dire che senza i collaboratori e senza lo staff voi non sareste riusciti a fare tutto questo. Assolutamente, d'accordo? Sì, adesso quindi, vi vogliamo sul palco. Sì, vogliamo sul palco lo staff e non della Dance Team Giovinazzo. Iniziamo con lo staff insegnante, abbiamo Stefania Corsano, Damiano Bologna, Rosana Serrone, Alessandra Andriani, Inge Pinedo, Giandomenico Bonasia e Feliciana D'Amato. I collaboratori inoltre Domenico Fiore, Francesca Roberti e Nunzio Del Vecchio. Accogliamoli con un bel applauso. I ragazzi che vedrete ballare questa sera sono per la maggior parte formati da questo fantastico staff. Supportiamoli con l'applauso più caloroso e accogliamo con un applauso Angelica, Valeria, Carmen, Asia, Rosa Maria, Aurora ed Elisa. Ok bambini, adesso fate come me. Introduciamo le coppie delle danze standard. Zitta,
Tra gli ospiti di questa serata, i Mezzotono, che innanzitutto rivolgono un saluto a Giovinazzo. Ciao Giovinazzo! Ciao. Ciao! E poi ci ricordano le pietanze culinarie pugliesi. Cima de rap, 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 a wandele, cima de rap. Arrete! Ciao, e comunque anche cantare a cappella vuol dire ballo e vuol dire musicalità. Assolutamente, sono io la persona giusta proprio a cui fare questa domanda. Risponderò, risponderò sì. Ci vuole molto studio, molta danza ogni giorno, guarda. E buona cucina. Grazie mille, ciao a tutti. Grazie, ciao Giovinazzo. Ciao, grazie. Mattia, Igno Miriello. Intendo abbracci talmente stretti da diventare una cosa sola. Corpi incastrati. Mattia. Signore e signori, per noi Raffaele Paganini. Mattia, io ti ho già visto altre volte, ci siamo già incrociati solo con lo sguardo, per cui io guardavo te mentre ti esibivi. Devo dire che hai un'ottima preparazione, veramente un'ottima preparazione. E non me l'aspettavo perché non lo so, ti ho visto quasi intimidito, invece eri già nel personaggio e mi hai veramente sorpreso, bravo, bravissimo. Raffaele, diamogli qualche segreto, qualche consiglio a questi giovani. Il consiglio che ti do, studia sempre bene, non ti fermare mai e studia tutti i giorni, va bene? E il tuo personale segreto prima di entrare in... Vieni a studiare con me, è un gran segreto. Ah, quindi non si dicono i segreti? No, si insegnano. Si insegnano, va bene. Sì. Quindi ti ha dato... hai ricevuto pure un invito. Voi? Gaetano Mastro! Ammiro gli infarti della città, nessuno mi guarderà. Cammino sui battiti del cuore, non so cos'è l'amore. Ti porto alla semplicità, dove basta un sorriso per stare bene, anche quando piove. Non servono parole che non siano i tuoi occhi, che non siano i tuoi occhi. Dove basta un sorriso per stare bene, anche quando piove, anche quando... Mira al mar, no da razón. Mi corazón aplastado, doy abandonado.
chiedo perché. Io ti chiedo. Okay. Con il maestro Antonio Di Renzo e Miriam Altobello, Lindy Hop. Oh, he's got a fine brand frame. I wonder what could be his name. He looks good. Oh, gold dust at my feet. On that sunny. Lindy Hop, I love it. I love it. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto. Anzi, si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te voglio bene assai. Amoruso. Altro ospite illustre di questa magnifica serata, Danilo Amoruso, protagonista con la sua danza aerea. Allora Danilo, innanzitutto tanti complimenti. Grazie, grazie mille. È il caso di dire che la Dance Team Giovinazzo ormai non ha preso il volo, non ha paura di volare, non si ferma più. Beh, assolutamente sì, sono contento che abbiano insomma dato a me la possibilità di fare questo per loro fondamentalmente, anche se nonostante l'onore che ho provato nel ricevere questa proposta, li ringrazio infinitamente perché mi hanno dato la possibilità comunque di esibirmi davanti a un palco eccezionale ed un pubblico fenomenale. Grazie ancora e nuovamente tanti tanti complimenti. Grazie, grazie a voi. Gigi Petracca di raggiungere il centro del palco per le premiazioni di questi favolosi ballerini. Sì, buonasera di nuovo. Fate un applauso alle coppie che hanno ballato prima di tutto, perché siete stati veramente meravigliosi. Poi vi chiedo una cortesia, l'applauso ai due presentatori, alla bellissima Nancy e a Garrison, perché state conducendo in maniera spettacolare, veramente bravi. Quindi per voi i maestri di Caraibico con un intro di mezzo tono. Thank you.
meravigliosi il nostro Gian Domenico e Feliciana. Il passo 2 per voi di Alessandro e Simona. Sulla terra si ritorna a far la guerra. A premiare i nostri artisti. Bell'applauso per grazie. Loro. Valerio, anche da parte tua un piccolo consiglio per questi giovani artisti. Allora, un grande consiglio già vi è stato dato al maestro Paganini, che è quello di studiare sempre, di non smettere mai, perché non si arriva mai in quest'arte, quindi ci dobbiamo stare. Poi volevo fare complimenti perché, allora, lo studio è molto importante, ma l'interpretazione è una cosa innata e voi ce l'avete. Ragazze dell'Under 11 sono già state premiate, ma vorrei sul palco i due coreografi Pasqua e Damiano per prendersi un bel applauso insieme alle loro ragazze. Prego Pasqua e Damiano, il palco è tutto vostro. Prego. Un bel applauso per loro del defilé di Via della Spiga, Milano. Collection 2023 e operazioni artistiche che si rifanno un po' a Omar Galliani al punto, quindi abbiamo rievocato insomma il primo Novecento come linea.
il black and white, perché adesso questi abiti calcheranno il red carpet delle bridal market di Chicago, e il riferimento un po' politico, perché il razzismo non è del tutto ancora espugnato. Quindi... vince il team match per campioni di ballo 2022, il team rosso, composto da Zacchero Desirello, Martire Giovanni e Lucia Mattia Gnomiriello, Elio De Nichilo e Silvana Maggiore. Grazie ragazzi, accogliamoli con un bel applauso. Bravi. Ma arrivano i nostri giudici che vi hanno premiato. Francesca, un grande spettacolo quello a cui abbiamo assistito, necessita ovviamente di un coordinamento tecnico ad alti livelli. Sì, effettivamente sì, quest'anno è stata più dura del previsto, del solito, più dura del 2019, proprio per la presenza anche della danza aerea, che a livello tecnico comunque ha bisogno anche di tanta burocrazia, però ce l'abbiamo fatta. Senti Francesca, volevo soffermarmi su un gradito riconoscimento che hai avuto nel corso della serata. Sei diventata a tutti gli effetti socia dell'Associazione Nazionale Maestri di Ballo. Che significato ha questo titolo per te? Al di là del titolo effettivo... Vogliamo esibire nel frattempo la targa. No. Il loro grazie. Perché dopo anni al seguito dell'associazione hanno voluto farmi questo bellissimo regalo. Sono molto contenta, ringrazio Gigi, ringrazio Lorenzo, ringrazio Pasqua, perché soprattutto quest'anno mi hanno dato la possibilità di seguire all'80%, se non al 90%, completamente tutto l'evento. Quindi lo hanno preso e me lo hanno affidato. Ripeto, e li hai ripagati. Sì, va bene. Sono contenta, spero sia piaciuto al pubblico. Io non andavo avanti e dietro, quindi non ho visto un po' la gente, non so. Spero sia piaciuto, ho voluto portare qualcosa di nuovo a Giovinazzo. E niente, vedremo gli anni a seguire che cosa ci diranno. Grazie Francesca. Grazie. Cuore pulsante della Dance Team Giovinazzo. Lorenzo Masciale, Pasqua Germano e tutto il fantastico corpo di maestri di ballo. Allora Lorenzo, tutto bene quel che finisce bene. Abbiamo portato a casa con successo anche questa quinta edizione di Campioni di Ballo. A differenza del 2019, cosa è cambiato? La ripresa è stata più ardua? Assolutamente sì, le difficoltà non sono mancate, chiaramente sapevamo che sarebbe stato così. Ma noi non abbiamo demorso e quindi siamo qui a poter festeggiare un fantastico Campioni di Ballo 2022. Pasqua, il momento più critico durante questa preparazione invece è quello che ti ha dato maggiori soddisfazioni? Allora, sicuramente il momento più critico è l'organizzazione, perché non è facile ad agosto soprattutto organizzare con persone che... insomma, si devono impegnare nell'allenamento, studiare per questo spettacolo. Invece quello che dà più soddisfazione è tutta la serata, perché vedi le esibizioni e vedi il lavoro fatto, insomma, svolto in precedenza da tutti i ballerini che hanno continuato a ballare nonostante le restrizioni di Covid e che comunque non hanno mai mollato in un certo qual modo. Quindi quella è la cosa più bella che ti ripaga. E da questo palco rivolgiamo appunto l'invito a settembre a tutti i ragazzi, tutti coloro che ci stanno ascoltando, a iscriversi alla Dance Team Giovinazzo e soprattutto alla Sensual Dance Fit. In rappresentanza di tutti i maestri del corpo di ballo Damiano Bologna, che stasera abbiamo visto in qualità di insegnante con i piccoli della Baby Dance, invece che come ballerino. È stata una soddisfazione essere qui da coreografo, da maestro e da insegnante. Sicuramente lì dietro l'emozione è quella di voler essere comunque sempre tu protagonista. Speriamo chissà nella prossima edizione di ritornare oltre che da coreografo, soprattutto anche da ballerino protagonista. Damiano, una cosa che accomuna tutti voi insegnanti? Beh, sicuramente la bontà, la professionalità.
la serietà che ovviamente ci è stata trasmessa da Lorenzo e Pasqua. Gian Gaetano. Io penso che possiamo tracciare un bilancio conclusivo di questa manifestazione, perché l'abbiamo aspettata per tanto tempo, come tante altre manifestazioni, anche attraverso amicizie. Noi abbiamo scoperto quanto ci si tiene, quanto ci si impieghi, insomma, per realizzare una manifestazione del genere. Quindi l'augurio che noi facciamo è quello che questo campione di ballo sia effettivamente la manifestazione della ripartenza. Attraverso questi ospiti, l'abbiamo detto anche con il red carpet, attraverso la passione che ci mettete voi come responsabili, soprattutto degli insegnanti, ed è bello vedervi anche nel corso del tempo, è il caso di Damiano, ma non solo, emblematico, no? Si passa dal danzare al fare da allenatore, da istruttore. Ho visto con quanta tensione anche osservava già dall'inizio le sue allieve, ma vale anche per voi, insomma. Quindi l'augurio è quello appunto di ripartire e di farvi portatore sempre dei giusti valori, quelli che mettevate quando ballavate voi, adesso nelle vesti appunto di insegnanti. Quindi in bocca al lupo per tutto. Grazie. Appuntamento a questo punto alla prossima edizione di Campioni di Ballo.